Giovanni, arriva una sconfitta contro il Pesaro, probabilmente un punteggio troppo largo per quello che si è visto, perché fino al 2-3 che hai segnato la partita è stata equilibrata, poi alla fine la rotazione un po' più ampia per loro ha fatto la differenza. Sì, ci eravamo appunto ripromessi questo, quello di rimanere in partita fino all'ultimo secondo. Penso che la squadra ha risposto sul campo alle assenze in maniera positiva, abbiamo trovato motivazione da quelle che sono le enormi assenze che comunque ci pesano, però usciamo dal campo a testa alta consapevoli di aver fatto una grande prestazione. Abbiamo affrontato i campioni d'Italia, gente che gioca in Champions League, e questo ci fa capire appunto quali sono le cose da migliorare e le cose invece da cui ripartire. Oltre all'atteggiamento, che ovviamente è stato quello che abbiamo più apprezzato dagli spalti, secondo me c'è stato anche un buon apporto da parte dei ragazzi che il mister ha schierato. Possono fare anche loro la differenza in questo campionato così dispendioso? Assolutamente sì, i ragazzi si allenano sempre bene, e merito del mister aver creato un gruppo composto da giocatori con un'esperienza enorme e giocatori giovani. Qui ci sono giovani che hanno voglia di lavorare, che vogliono accrescere il loro bagaglio, cercare appunto di rubare il mestiere da quelli che sono appunto campioni del mondo, che hanno esperienza più di loro. Prossimo turno con la Fel di Eboli, una squadra che ha cambiato tanto in sede di mercato, che partita ti aspetti? Una partita sicuramente durissima, noi speriamo di recuperare qualcuno in vista della gara, perché ovviamente stiamo accusando un po' quella che è la stanchezza, però andiamo là come abbiamo affrontato appunto la partita di oggi, con sempre le stesse motivazioni, cercando appunto di affrontare a viso aperto, nonostante siamo fuori casa, una squadra comunque che si è rinforzata e che ci ha messo in difficoltà pure all'andata. Mister, è maggiore il rammarico per come è andata a finire la partita o l'orgoglio per quello che i tuoi ragazzi hanno offerto oggi? Ah, sicuramente l'orgoglio, sono orgoglioso di allenare questa squadra, i ragazzi hanno dato tutto dal primo all'ultimo minuto, anche i ragazzi più giovani sono entrati in campo, hanno dato una mano, sono mandati oltre le difficoltà delle assenze, dei giocatori che rientravano dall'infortunio, quindi non posso rimproverare nulla ai miei ragazzi se non qualche errore che ci è costato caro davanti a una squadra di campioni come quella del Pesaro, però credo che se il migliore in campo sia senza dubbio Michele Miarelli, questo significhi tanto, e quindi ripeto, onore al Pesaro che comunque ha meritato la vittoria, ma onore ai miei ragazzi che hanno dato tutto dal primo all'ultimo minuto. Cosa lascia alla fine questa prestazione a te e alla tua squadra per il futuro? Ma ci lascia la consapevolezza di essere una squadra che ha un'identità chiara, che gioca sempre tutte le partite a viso aperto e che prova a vincere sempre con tutti, al di là delle situazioni. Anche oggi abbiamo provato comunque a fare la partita, a mettere in campo quello che potevamo, col massimo rispetto ovviamente dell'avversario, e quindi dobbiamo ripartire da questo. Però detto questo, complimenti ai miei giocatori, complimenti ai ragazzi che hanno dato l'anima, però adesso 2 giorni di riposo e testa alla Fel di Eboli, perché adesso le prestazioni non contano, quello che conta è solo riprendere la strada dei punti. Fel di Eboli che ha cambiato tanto, ha inserito giocatori di qualità, quali le insidie principali della prossima giornata? Ma la Fel di Eboli è una squadra che era già fortissima a inizio anno, se poi aggiungi 2 giocatori di livello internazionale come Patias e Grello, non ci sono dubbi, però anche il CMB è una squadra forte, con tanti campioni, speriamo soltanto di poterli recuperare, il rammarico è soltanto quello di non aver mai avuto per una sola partita la squadra al completo, questo ci dispiace, contiamo di averlo nei momenti decisivi della stagione, quindi personalmente massimo rispetto per tutti i nostri avversari, però io credo che sia sempre giusto pensare a noi e, ripeto, concentrarci per riprendere subito la strada dei punti.